Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. In questa lezione andremo a vedere i plugin che sono compatibili con Studio One Prime presenti sul sito di Presonus. Infatti, nonostante Studio One Prime sia una DAW assolutamente gratuita, possiamo comunque utilizzare dei plugin aggiuntivi che vengono venduti sul sito di Presonus e che sono quindi compatibili con Studio One Prime. Apriamo la nuova song e vediamo che cosa possiamo inserire all'interno dei nostri canali e ovviamente dei nostri instruments. Aggiungiamo un canale audio, andiamo nel mixer e scopriamo che nella sezione dei plugin di Presonus troviamo non soltanto quelli residenti di Studio One Prime, ma anche la possibilità di utilizzare ad esempio il Fat Channel di Presonus, quindi tutto ciò che riguarda il Fat Channel e ovviamente le sue relative espansioni. Quindi possiamo potenziare moltissimo Studio One Prime con il Fat Channel. Fat Channel è quindi un channel strip, una catena di effetti creati appunto per essere inseriti all'interno di ogni canale del mixer, sia dei canali audio, sia nei canali effetti, sia nel master ovviamente o nei bus. È composto da tre sezioni, quindi abbiamo una sezione gate, un high pass filter, quindi come vediamo sotto un filtro che taglia i bassi, la sezione compressione che possiamo appunto scegliere nelle varie simulazioni basic che troviamo nella versione classica di Fat Channel fino al Britcomp, e ovviamente tutte le varie configurazioni aggiuntive che sono acquistabili separatamente, e la sezione equalizzazione che racchiude sia l'equalizzatore standard sia quelli in modalità emulazione analogica, sempre relativi a pacchetti aggiuntivi acquistabili sempre sul sito Presonus. Quindi Fat Channel stesso poi ospita all'interno delle espansioni, e una sezione limiter finale per accenderli. Come vediamo, basta semplicemente attivarli. Per utilizzare solo una di queste sezioni possiamo scegliere di mostrare soltanto le sezioni interessate. Dopo il Fat Channel possiamo utilizzare il pedal board di Ampere per aggiungere degli effetti, quindi dei pedali, e ovviamente di conseguenza anche Ampere, che oltre alla versione base dispone di espansioni proprio come Fat Channel. Non a caso possiamo scegliere di poter utilizzare degli amplificatori supplementari disponibili nei vari pacchetti aggiuntivi di Ampere, come anche nei cabinet, come vediamo, oppure utilizzare dei cabinet con risposta d'impulso assolutamente custom, scaricabili poi da altri siti. Stesso discorso per tutte le altre configurazioni di Ampere. Troviamo poi inoltre la possibilità di utilizzare l'RC500, un altro plugin gratuito di Studio One e quindi di Presonus, che può essere utilizzato all'interno di Studio One Prime e che, come Fat Channel, utilizza una sezione di compressione e di equalizzazione. Il Red Light Distortion, il Tricomp, a differenza del nome è un enfatizzatore di armoniche, quindi un distorsione di armoniche molto utile. Il VT1, sempre facente parte dei pacchetti gratuiti che troviamo sul sito di Presonus e che, come appunto Fat Channel, dispone di una sezione di preamplificazione emulata, quindi abbiamo un input preamp, il compressore, l'equalizzatore e i vari bypass, oltre al view meter, che ovviamente anche questo è scaricabile ed utilizzabile all'interno di Studio One Prime. Quindi, come vediamo, nonostante Studio One Prime sia una versione completamente free, possiamo acquistare delle espansioni utilizzabili poi al suo interno e che fanno parte anche dei pacchetti di Studio One Pro. Per acquistare questi pacchetti aggiuntivi andiamo nel nostro account di Presonus oppure sotto prodotti software e selezioniamo Studio One. In questo caso ci vengono poi proposti tutti gli add-ons che possono essere acquistati per la piattaforma Studio One, e da qui possiamo scegliere di acquistare quelli più popolari all'interno della sezione Studio One add-ons oppure andare sotto la sezione price low to high. Quindi partiamo sicuramente dai plugin che hanno il prezzo più basso in assoluto, quindi addirittura quelli free. Come vediamo, poi per Studio One Pro abbiamo a disposizione alcune librerie gratuite, i plugin gratuiti che vi ho mostrato adesso nel caso del
VT1 e l'RC500 compressor equalizzatore che abbiamo visto in Studio One Prime, il Softube Saturation, il View Meter che avete appena visto e alcuni loop della Big Fish che possiamo utilizzare all'interno dei nostri aggiornamenti. Quindi nella sezione free dello store di Presonus troviamo già qui alcune interessanti situazioni, quindi dei plugin aggiuntivi in maniera gratuita da poter utilizzare all'interno di Studio One Prime. Per acquistarli basterà cliccare sul pacchetto, fare Get it free, e ovviamente il cart è a 0€, facciamo login to checkout e procediamo all'acquisto del pacchetto intero dei plugin relativi appunto alla emulazione del VT1, che era un channel strip di Presonus ormai non più in vendita. Questi plugin sono inoltre compatibili con la serie Studio Live 16, 24 e 32 della serie 3 o lo Studio Live 16, 24 e 32 della serie R, quindi poi sono ricaricabili anche all'interno di questi mixer. Consiglio comunque a tutti, anche possessori di Studio One Pro e Studio One Artist, di scaricarlo perché sono degli ottimi plugin di compressione ed equalizzazione. Spero che questo video vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito proaudiolearning.com. Affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite, oltre a nuovi video esclusivi ogni mese. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e MusicOff. Non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione. Se vi è piaciuto, cliccate subscribe e attivate la campanella. Per il momento è tutto, ciao, a presto!